Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di ROM, Range of Motion. Ci sono ovviamente tante curiosità in merito, qual è il ROM ideale, che cos'è il ROM, anzi partiamo proprio da questo, che cos'è l'Active ROM, che è un concetto un po' diverso di cui ogni tanto ho parlato, e come strutturarlo e come utilizzarlo nella nostra programmazione, nel nostro allenamento. Allora, partiamo subito con il concetto di ROM, Range of Motion. Semplicemente è l'angolo di escursione articolare o l'angolo di escursione del movimento in generale che noi andiamo a fare. Quindi, ipotizzando un curl, facendo finta che un curl ha questo tipo di lavoro e approssimando che va più o meno da un 180 gradi del gomito, quindi tra l'omero e l'avambraccio, e arrivando a quasi 0 gradi, il più possibile, cercando di strizzare il più possibile i bicipiti, ecco, quest'angolo qua è rappresentato dal nostro ROM, il Range of Motion, quindi è un'escursione che noi abbiamo. Ora, normalmente il ROM è una risultante di tutte le escursioni articolari in gioco, quindi per esempio se io faccio un curl in cui fletto il gomito ma fletto anche la spalla, il ROM è la risultante di questi due angoli di lavoro, quindi queste due escursioni articolari. Però questo ci interessa relativamente, perché fino adesso quello di cui stiamo parlando è il ROM articolare. È un concetto che nel bodybuilding ha una sua rilevanza e normalmente in realtà è quello su cui si confondono tutti, ossia, ok, questo è il mio ROM articolare, devo fare il curl con la massima escursione possibile, quindi semplicemente scendo il più possibile nel mio curl e strizzo il più possibile. Ecco, in questo esempio di curl può aver senso, perché sicuramente il ROM articolare corrisponde a quello muscolare, e ci arriviamo tra un attimo, ma pensate a un pulley. Ora, se io voglio massimizzare il mio ROM articolare, quindi la risultante di tutte le articolazioni in gioco, nel mio pulley che cos'è che faccio? Vado a scendere nella fase eccentrica del movimento, andando a flettere l'omero, distendo per bene il gomito, a questo punto abduco le scapole per avere più escursione e in qualche modo le elevo pure, e magari faccio anche un rounding del mio back, quindi cerco di strizzare il più possibile, andare in avanti. A questo punto è una fase concentrica, faccio esattamente l'opposto, quindi vado ad estendere l'omero, vado ad addurre le mie scapole e vado a tirare indietro il gomito quanto più possibile. Ecco, però ho raggiunto il mio massimo ROM. Quindi tutti quei casi in cui leggiamo bisogna avere il massimo ROM possibile, l'esecuzione deve essere quanto più completa possibile, il ROM deve essere quanto più ampio, non dovete fare delle parziali, molte persone semplicemente cercano di aumentare l'escursione il più possibile, però ragionando soltanto su quella che è un'escursione articolare. Facciamo un altro esempio, perché in questo caso, ok, entreranno diversi distretti in gioco e lo vediamo di nuovo tra un attimo, però facciamo un altro esempio per rifletterci. Pensate a una chest press. Immaginate di fare una chest press, nel momento in cui chiudo vado in lockout e può andare bene, la chest press è convergente, strizzo per bene aperto, quando scendo arrivo a questo punto e poi inevitabilmente per scendere un po' di più, normalmente quello che le persone fanno è vanno a intrarotare, quindi fanno questo gioco, alzano le spalle e intrarotano per poter scendere, quindi quest'ultimo movimento è un movimento a carico prevalentemente degli intrarotatori che si sobbarcano il lavoro, perché il petto non può andare a strecciare ancora di più. E quante volte, fateci caso, provate a vedere un po' di esecuzioni chest press su YouTube o su Instagram dei builder preferiti, sicuramente ne troverete uno che nella chest press tende a fare questo movimento alla fine, fa questo e va, alza le spalle e va. Questo perché esce da quello che è l'active ROM, ragiona sul ROM articolare cercando di avere la massima escursione possibile ed esce da quello che è l'active ROM. Ma allora, che cos'è quest'active ROM? Cosa ci stai dicendo, Ludo? Allora, l'active ROM è il tratto di ROM attivo, ossia il tratto di ROM in cui il distretto che noi stiamo allenando è effettivamente attivo. Facciamo di nuovo l'esempio della nostra chest press. Io quando arrivo alla fine del mio active ROM, il petto è allungato, ma se io volessi andare a scendere ulteriormente non avendo spazio in questa direzione, perché magari le scapole sono addotte e il petto è allungato al massimo, devo inevitabilmente fare che cosa? Andare a fare questo gioco qua, quindi intrarotare, il petto non si allunga ulteriormente, anzi perde tensione, parte della tensione va a scaricarsi sugli extra rotatori che poi devono andare ad extra rotare ulteriormente per far fronte al carico. Logicamente capite che un carico pensato, tra virgolette, che abbiamo selezionato per il petto, quando ricade sugli extra rotatori non è esattamente salutare per la spalla, e poi ci chiediamo perché le spalle sono così soggette a infortuni nel bodybuilding. Ora prendiamo invece il caso del pulley di nuovo. Io nel momento in cui vado indietro e cerco di andare ancora più indietro, esco dall'active ROM del dorso. Perché questo? Perché il grano dorsale, una volta che l'omero arriva alla linea del tronco, cos'è che teoricamente va a fare? Va a
extra rotare l'omero, avvicinarlo medialmente, perché il gran dorsale c'ha l'inserzione nella linea mediale, sostanzialmente nella spina, quindi non va a portarlo ancora indietro. Ma se io supero la linea del tronco cercando di andare indietro, in realtà il gran dorsale, che si stava accorciando fino a quel punto, inizia ad allungarsi e parte del lavoro si va ad essere sobbarcato dal deltoide posteriore, che sta in un ottimo line of pull. E tutti questi concetti li abbiamo approfonditi bene nella nostra academy su Rhinonation, quindi nel caso in cui non l'abbiate già fatto, andateci a dare un occhio, perché andiamo a vedere ciascuno di questi concetti che stanno alla base della scelta degli esercizi. Quindi sicuramente tutti questi termini che io utilizzo, e vi chiedo scusa, saranno più chiari, ma l'ho anche spiegato in diversi video qua su YouTube. Quindi il punto qual è? Che se io voglio allenare il dorso, voglio allenare il petto, non devo ragionare sul rendere ROM quanto più ampio possibile, ma devo ragionare sul rendere l'active ROM quanto più ampio possibile, o meglio, devo iniziare a ragionare esclusivamente sull'active ROM. Come identificare l'active ROM dipende da ciascun esercizio, non è questa purtroppo la sede perché andremo lunghissimi, però proprio sulla nostra academy stiamo lavorando a una rubrica di esercizi in cui analizziamo ogni singolo schema motorio e spieghiamo proprio questi concetti. Ora però abbiamo capito in linea di massima che questo active ROM deve essere il più ampio possibile. È davvero così? Perché è quello che normalmente ci dicono. Ebbene sì, è così. Normalmente l'active ROM deve essere quanto più completo possibile. Perché questo? Perché nel momento in cui noi andiamo a contrarre il nostro distretto, il distretto va a contrarsi grazie all'attivazione di diverse unità motorie. Ora, le unità motorie si contraggono in maniera non uniforme in base alla lunghezza del muscolo, quindi in base sostanzialmente al ROM. Ossia, sostanzialmente, le unità motorie, tendenzialmente, alcune unità motorie sono più attive in un tratto di ROM e meno attive in un altro tratto di ROM, altre unità motorie sono, viceversa, meno attive nel primo tratto di ROM, magari più attive nel secondo, altre addirittura sono veramente poco attive in alcuni tratti di ROM, al punto che si spengono del tutto. Quindi nel momento in cui vogliamo avere un'ipertrofia a 360 gradi è molto importante dare una stimolazione su tutto l'active ROM, proprio perché vogliamo essere sicuri di andare a colpire tutte le unità motorie che fanno capo a quel distretto muscolare. Ma non finisce qua, perché quando ragioniamo sull'active ROM dobbiamo anche inevitabilmente parlare di quello che è il resistance profile. Cos'è il resistance profile? Di nuovo, ne abbiamo parlato a lungo nella nostra academy su rhinonation.it, il nostro sito. Sostanzialmente è la curva di resistenza, ossia la variazione di tensione che ha un distretto muscolare nel corso di un'alzata. Per esempio nel pulley, qua io potrei stare tutto il giorno con il triangolo appiccicato, appeso, mentre invece quando vado qua sul gran dorsale sento effettivamente più tensione. Ecco, c'è una variazione di tensione nel corso del ROM. Questo cosa ci dice? Che semplicemente, se io ragiono proprio sul pulley, allora in questo tratto di ROM avrò poca tensione, in questo tratto invece avrò tanta tensione. Quindi ne viene da sé che le unità motorie che vengono attivate di più in questo tratto di ROM sono molto più stimolate in un pulley piuttosto in quest'altro tratto di ROM. Quindi abbiamo una carenza, un esercizio che ci porta a non attivare al meglio alcune unità motorie. Quindi, prima regola, sì, ok, dobbiamo cercare il massimo active ROM su alcuni esercizi, però in alcuni casi possiamo giocare diversamente, ossia se io ho un esercizio che va a caricare poco in un certo tratto, io posso addirittura scegliere di fare, per esempio, una super serie in cui vado a sfruttare soltanto il tratto di ROM che mi interessa e accoppio un altro esercizio che ha un resistance profile che va a stimolare il tratto di ROM che a me interessa. Esempio di nuovo del pulley: io questo tratto non lo attivo molto bene, non lo sento molto bene, quindi queste unità motorie sono svantaggiate. Ok, perfetto, mi concentro sullo squeeze, magari variazioni di tempo oppure addirittura delle parziali, e faccio una super serie con un pull down braccia tese in cui in questo punto, avendo il carico che mi punta in alto, ho tensione. Quindi questo tratto è un tratto attivo da un punto di vista del resistance profile e posso addirittura fare delle parziali, non andare a chiudere, perché nel momento in cui chiudo perdo un filo tensione, quindi potrebbe non interessarmi. Però in generale questo può essere fatto con delle super serie, o può essere fatto ancora di più con una attenta scelta degli esercizi, ossia io voglio degli esercizi che permettano di caricare tensione nel corso della seduta in ogni singolo tratto di ROM. Quindi, ricapitolando, l'active ROM cerchiamo di tenerlo quanto più ampio possibile per stimolare al meglio tutte le unità motorie, ma cerchiamo di scegliere anche al meglio esercizi che ci permettano di stimolare tutti i tratti di ROM con una buona tensione. Se del caso, se siamo carenti di esercizio, carenti di tempo, eccetera, possiamo utilizzare delle super serie in cui semplicemente accoppiamo due esercizi che hanno dei resistance profile opposti. Quindi facciamo un altro esempio: alzate laterali, utilizzo le alzate laterali ai cavi che in basso tendono ad avere tanta tensione, in alto hanno meno tensione perché quest'angolo tra il cavo e la mano tende a ridursi. In super serie con le alzate laterali con manubri che in basso hanno poca tensione, man mano che salgo la sento sempre più pesante. Quindi quello che faccio in realtà io quando faccio questa super serie, per esempio, è che nelle alzate laterali con i cavi non salgo
del tutto, non mi interessa, inizio a uscire dal tratto di ROM che mi interessa, quindi sto tendenzialmente fino ai 70 gradi, qualcosa del genere, nelle alzate laterali come un Uber rimango in alto per 1-2 secondi di hold e scendo poco sotto i 45 gradi, quindi non scendo del tutto perché perderei tensione. Ecco, questo abbinamento da un punto di vista di resistance profile permette di stimolare tutti i tratti del ROM. E come vedete è un'accoppiata che permette sostanzialmente di stimolare tutte le unità motorie, quindi è come se facessi effettivamente un Active ROM. Quindi Active ROM completo, ma non basta, ragionate anche su quello che è il Resistance Profile. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Come al solito scrivete qua sotto tutte le domande, sarò ben lieto di rispondere, e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.